weird feeling. The cabin starts to shake, right? And the left side blows up, and then the whole plane just explodes. The plane's gonna explode! It's not a joke! We get thrown off the plane, all because Browning has a bad dream? I saw it. The plane! It's gonna blow up! All 287 passengers are feared dead. Because of you, I'm still alive. In death, there are no accidents. No coincidences. And no escapes. Did it happen again? Did you see Todd die? What if it was our time? What if we were not meant to get off that plane? What if there is a design, then it's not finished? By walking off the plane, you're cheating death. You have to figure out when it's coming back at you. What are you, God now? He knows which one of us is next. You have a responsibility to tell me. I knew I should have hit on Tammy in the pool that time. I'm not gonna let it happen, okay? Nobody has control over life and death. Unless they are taking lives and causing death. How can you promise me that no one else is going to die? Buon sabato a tutti. Finalmente oggi recensiremo il film che mi hanno cercato in tanti, Final Destination. Inizieremo con il primo Final Destination per proseguire con gli altri. Oggi lo farò molto veloce perché ho molto da fare. Il video andrà per stanotte sicuramente verso mezzanotte. Allora, Final Destination è uscito il 17 marzo del 2000 negli Stati Uniti, è arrivato in Italia il 23 aprile del 2001, sempre in Italia. Il motto del film è: il tuo destino è già segnato, non sfidare mai la morte. Allora, diciamo molte curiosità sul film. Il film è pieno di curiosità. Allora, il film viene scritto e ideato da un fatto realmente accaduto. Il film viene preso da un episodio X-Files. È ispirato a una storia vera, quando la madre di una ragazza aveva avuto un brutto presentimento che l'aereo nel 76 precipitava. E infatti fu così che la figlia, preoccupata della disperazione della madre, non prese quell'aereo. Infatti poi l'aereo cadde veramente. Questa è la prima curiosità. A me, quasi 10 minuti all'inizio film, Todd fa il segno della corda ad Alex di impiccarsi, gli fa il segno della corda, il tipo per scherzare, che deve impiccarsi. E questo sì che fa nello scherzare, e alla fine veramente quel segno che fa Todd è veramente la morte che subito dopo gli succederà a Todd. Muore impiccato. A inizio film Alex, mentre che era fuori, sta ascoltando una canzone di Tony Draven, un musicista morto nel 1996 addirittura con la caduta dell'aereo. Il treno che distrugge la macchina di Carter è il numero 747, stesso numero del modello dell'aereo. Sempre il cartello che uccide Carter è il numero 180, e il 180 è lo stesso volo che dovevano prendere i ragazzi morti nel disastro aereo. Qui la morte, in presa agli altri film, viene rappresentata come una specie di fantasma, perché si vede benissimamente delle ombre qui, soprattutto quando muore Todd, muore strangolato, si vede una specie di liquido che esce dai tubi di scarico, che fa scivolare Todd e poi muore, e poi lo stesso liquido ritorna all'indietro. E qui la morte viene rappresentata come una specie di fantasma che viene
a prendersi quelli che erano sopravvissuti alla morte. Comunque, detto le curiosità, Alex è un giovane di 17 anni che stava prendendo l'aereo, il volo 180, per andare a Parigi. Mentre era nel bagno, come ho detto prima, stava ascoltando una canzone di un musicista che era morto nell'aereo. Entra nell'aereo, all'improvviso comincia a tremare, ad avere paura, e vede che l'aereo esplode e muoiono tutti nell'aereo. All'improvviso si sveglia e tutto quello che era successo nel sogno accade veramente. Infatti fa le stesse cose che aveva fatto nel sogno: va nel bagno e ascolta la musica, va a parlare con Todd dentro l'aereo e Todd gli fa gli stessi segnali, si mette a gridare ed è il butta fuori. Buttano fuori 5-6 ragazze e buttano fuori Alex, Claire, Carter, Vanny, la professoressa, Terry, Todd e William. E questi giustamente ce l'hanno con loro, perché giustamente soprattutto Carter lo vuole prendere a pugni perché aveva perso l'opportunità di andare in Francia, a Parigi. All'improvviso, mentre partono, l'aereo esplode. Tutti gli investi, e qua rimangono tutti aperti, come aveva fatto Alex a indovinare che veramente l'aereo doveva esplodere. E la polizia ce l'ha sotto d'occhio. Passa un mese, prima, qualche settimana dopo, tutti i sopravvissuti vanno ai funerali delle vittime dell'aereo. Todd lì aveva perso un fratello, e mentre si sta facendo la barba, Todd e va prima in bagno, e all'improvviso dal bagno esce un liquido blu. Mentre si sta facendo la barba, questo liquido gli va a finire sotto i piedi, lui scivola e dietro di lui c'era una corda dove forse la mamma stendeva i vestiti, e all'improvviso si impicca. E i poliziotti prendono come una morte accidentale o suicidio e passa in secondo piano. La seconda che muore è Terry, la ragazza di Carter, che viene travolta, investita da un autobus. E qui finalmente le cose si intrecciano, perché è impossibile che tutti quelli che erano sopravvissuti stavano morendo come stavano morendo. Infatti Alex e la sua ragazza Claire vanno dal becchino, dal famoso Tony Todd, e gli dice di non scherzare con la morte, che la morte non si può beffare, cioè tutti quelli che erano sopravvissuti prima o poi devono morire, e loro gli scoggiano di tutto per far sì che non muore più nessuno. Intanto la morte non si ferma e va a inseguire la professoressa Valerie. E lì, forse lì, questa è una delle morti più brutte. La professoressa Valerie, quando vede Alex, ha molta paura. Infatti la professoressa Valerie, quando vede Alex, lo ignora, fa finta di non vederlo, anzi chiama la polizia. La professoressa, mentre che è a casa, si sta preparando una specie di tisana. Questa tisana piano piano si rompe il pezzo di sotto del vetro e comincia a colare la tisana. L'appoggia dentro il computer e giustamente il liquido arriva nel computer, provocando un cortocircuito. La casa va letteralmente in fiamme, gli esplode il computer in faccia, però qui non muore. Mentre cade per terra, tutti i coltelli che ci sono appesi gli cadono tutti addosso, e così muore anche la professoressa, una morte atroce. E sono rimasti in vita Willy, Alex e la ragazza Sherry e Carter. Willy, ricordiamo, è l'attore che ha fatto il grandissimo Willy è il grande attore che ha fatto America History, perciò lo conosciamo tutti. E qui Willy ha sempre più paura. Un giorno Carter sale in macchina con Willy, Carter, Alex e la ragazza di Alex, si mettono a correre con la macchina e Carter la vuole farle finire, non vuole aspettare più che la morte li prende, e si ferma davanti a un treno. All'improvviso però lui ci ripensa e se ne vuole andare. La macchina all'improvviso si richiudono, le botte si richiudono e le cinghie della macchina si stringono. Tutti escono, Carter ormai sembra quasi morto, ma all'improvviso Alex lo prende e gli taglia la cintura e lo fa uscire, e là il treno distrugge la macchina. E qui si crede che si erano tutti salvati, ma Willy
è felice, fa cazzo sono vivo, ma all'improvviso un pezzo di macchina, di lamiera della macchina, vola in aria e mozza la testa di Willy, e sono rimasti in tre: Carter, Alex e Sherry. Alex prende tutti i provvedimenti, non esce più di casa, in casa le ha tutte le cose che possono far morire le persone, si chiude completamente in casa, in una casa completamente vuota, senza armadi, senza lampadine, si taglia pure la luce. Però all'improvviso scopre che lui, saltando la morte, infatti lui salvando Carter, pensando che aveva saltato la morte, perciò si sentono liberi, si sentono tutti vivi. E all'improvviso Alex, Carter e Claire si sono in un ristorante, in un bar, a bersi una bella Coca-Cola, mentre c'è un temporale, un cartellone con il numero 180, guarda caso il volo 180, si stacca e elimina in un solo colpo sia Carter e sia Alex, morendo schiacciati. Questo è il film Final Destination. Come dice il grande Tony Todd, non scherzare con la morte. Infatti tutti quelli che erano sopravvissuti piano piano sono stati eliminati. Cioè, forse era meglio che morissero prima. Questo è Final Destination 1. A più presto faremo la seconda, Final Destination 2, che è un film molto bello. Me l'avete chiesto in tanti e Final Destination l'ho portato. Spero che il video vi sia piaciuto. Il 17enne Alex sta per vivere un'esperienza importante, è in partenza per un viaggio a Parigi con i suoi compagni di scuola. L'atmosfera è di gioia e di spensieratezza, ma Alex non si sente sicuro. Dettagli inquietanti lo turbano sino a una sorta di visione nella quale preconizza un grave incidente all'aereo sul quale è a bordo con gli altri in attesa del decollo. Preso dal panico, Alex si agita e viene fatto scendere dall'aereo assieme a un insegnante e ad alcuni compagni coinvolti, volenti o nolenti, nel parapiglia. Mentre in aeroporto tutti chiedono spiegazioni ad Alex per il suo comportamento, nel cielo si vede l'aereo appena decollato esplodere. Alex ha quindi contribuito a salvare se stesso e altre persone, ma è guardato come una sorta di menagramo, tranne che da Clear, una compagna che si è salvata grazie a lui. Il senso di colpa misto a sollievo si trasforma però ben presto in terrore quando Alex si rende conto che aver sconvolto il disegno che prevedeva il loro decesso sull'aereo non è senza conseguenze e che la mietitrice sta arrivando a cercarli. Il concetto che sta alla base del film è: la morte ha per noi tutti un suo disegno preciso che vuole portare comunque a termine. È interessante, tutto sommato anche una buona dose di originalità. Il precedente di Legnatela di Morte, film del 1984, con un'idea di base con più di qualche analogia e di certo significativo, e Final Destination ne trae chiaramente ispirazione. Si potrebbe risalire ancora a film come Survivor, l'aereo maledetto, o addirittura per certi versi al mitico Carnival of Souls. Però in Final Destination lo spunto viene organizzato in modo compiuto e particolare. La morte, pur non fisicamente presente in un'incarnazione riconoscibile, diventa il vero cattivo della vicenda, architettando coincidenze e casualità in modo da perseguire il proprio disegno originario. Certe svolte narrative sono un po' forzate e talvolta anche pretestuose, ma la vicenda è condotta in genere con buon ritmo, pur con qualche ripetitività nella frase centrale, e le morti sono realizzate in modo sufficientemente fantasioso da renderle un gioco letale e affascinante. Il breve intermezzo nell'obitorio con il becchino, interpretato da un Tony Todd, il Candyman della serie omonima, adeguatamente sinistro. A spiegare la filosofia della morte fa parte dei momenti pretestuosi e chiaramente espositivi, ma è centrale nell'evidenziare il cuore del film. Nella morte non ci sono incidenti, né coincidenze, né contrattempi, non ci sono scappatoie. Il film presenta quindi un mondo in cui ogni cosa ha un senso, soprattutto la morte, e ciò può essere per certi versi confortante. Dal punto di vista dell'intrattenimento, l'importante però è che questo scontro tra i sopravvissuti e la morte è presentato in modo dinamico e avvincente, senza soffermarsi troppo sulle implicazioni esistenziali, ma puntando soprattutto sulla classica lotta per la sopravvivenza, dove questa volta il nemico non è un assassino o mostro, ma un'entità astratta, regolatrice dell'esistenza e difficile da affrontare.
Sotto il profilo spettacolare, il film si presenta bene sin dalla sua parte iniziale, incentrata su un disastro aereo che non sfigurerebbe in un classico film catastrofico, ed è realizzato in modo vivido e realistico. Gli effetti speciali sono di ottima qualità e si conferma il livello buono anche quando si tratta di mettere in scena gli agguati della morte ai sopravvissuti. James Wong esordisce la regia mostrando mano sicura e buon occhio per l'azione e lo spettacolo. I personaggi sono delineati in modo schematico e semplice, ma con un'apprezzabile differenziazione tra loro, e sono affidati a un cast che mostra impegno e partecipazione. Sotto questo profilo spiccano soprattutto le prove dei due protagonisti, Devon Sawa e Ali Larter, forse non particolarmente espressivi, ma capaci di reggere i loro ruoli con convinzione. Il successo del film avrebbe poi generato una lunga serie fatta di sequel talvolta apprezzabili e tutti comunque rigidamente strutturati sul format edificato con questo film. Buona domenica a tutti ragazzi, voglio augurare una buona domenica, anche se oggi qua a Messina c'è un tempo veramente orribile, un tempo pietoso, fa paura questo tempo. Da stamattina dalle 4 di mattina che piove intrattamente e lampi, tuoni forti stanno portando molti disagi nella città. Purtroppo hanno avuto tanti disagi. Il vostro Gianni fa video per voi, video divertenti, video in cui dovete mettere tanti mi piace. Comunque voglio ringraziare tutti quelli che mi stanno supportando, voglio ringraziare tutti quelli che mettono like ai miei video, voglio ringraziare tutti quelli che si stanno iscrivendo al mio canale, voglio ringraziare tutti compresi, dalle più presenti come Rosa Diletta, come Stella Malocchio, tutti quelli che si stanno iscrivendo, un abbraccio a tutti. Quelli che si iscriveranno più avanti, penso, spero di sì. Un abbraccio affettuoso, vi voglio bene, siete tutti fratelli. Tanti youtuber si stanno scrivendo, non mi ricordo tutti i nomi, ho citato quelli che mi sono venuti più in mente, ma c'è Nelly, una grandissima amica mia che è anche molto attiva nel mio canale, Nelly, poi tanti altri. Non mi ricordo i nomi, la vecchiaia, non mi ricordo i nomi. Voglio ringraziare tutti quelli che si stanno iscrivendo, siete grandi amici miei, vi voglio bene, siete tutto il mio cuore. Grazie ai miei iscritti, veramente grazie. Un vostro mi piace mi riallegra il cuore a me, perché per adesso sono due giorni veramente brutti e saranno ancora più brutti prossimamente. Vabbè, ma passeranno. Con il vostro supporto, perché mi piace leggere i commenti, leggere le vostre opinioni, mi piace tutto quello che fate per me, mi piace, siete veramente grandi. Ciao ragazzi.